Buongiorno a tutti, eccoci qui. Giovedì 10 dicembre, partiamo con la colazione. Come al solito, se non siete iscritti al canale Telegram, iscrivetevi, se per chi è iscritto sto già vedendo che scrivo colazione, quando è pronta la registrazione, eccetera, eccetera, in modo tale che siete sempre aggiornati con le varie cose. Webinar di ieri, la registrazione sarà in giornata, ecco, intorno a mezzogiorno, cosa del genere, giusto il tempo di prepararla. Niente, poi vediamo un attimo tutto insieme. Allora, usciamo da qui e andiamo, come al solito, con il nostro avviso di rischio, che non manca mai per iniziare la giornata. Allora, la negoziazione con strumenti finanziari, CFD, azioni ETF offerti da Admiral Markets comporta un livello elevato di rischio che non è adatto a tutti gli investitori a causa della loro natura complessa. Prima di stipulare un'operazione e effettuare una transazione, assicurati di leggere i termini e le condizioni del nostro servizio, consultare uno specialista se necessario per assicurarsi di comprendere i rischi connessi al trading. Questo contenuto è solo scopo informativo e didattico. I contenuti sono sviluppati da Admiral Market AS e distribuiti da Admiral Market Group AS, azienda di investimento per un pubblico globale. Pertanto, tieni presente che le informazioni contenute in questa sessione potrebbero non essere adatte a tutti. Per ottenere le informazioni corrispondenti su grafici, condizioni e altri dettagli, visitare admiralmarkets.com, selezionare il paese di residenza e contattare l'entità appropriata. Questo contenuto è solo scopo di informazione generale e non è destinato a fornire consigli di trading o di investimento o raccomandazioni personali. Qualsiasi informazione relativa alle performance passate di un investimento non garantisce necessariamente la performance futura. Admiral Markets non sarà responsabile per qualsiasi perdita subita direttamente o indirettamente derivante da qualsiasi investimento basato su qualsiasi informazione contenuta in questa presentazione. Le informazioni non sono rivolte a residenti negli Stati Uniti, in Belgio, non sono destinate alla distribuzione o all'utilizzo da parte di persone in qualsiasi paese o giurisdizione in cui tale distribuzione e utilizzo sarebbero contrarie alle leggi o ai regolamenti locali. Ok, e anche oggi è andato. Allora, andiamo in piattaforma. Giornata di ieri che è stata abbastanza interessante sugli indici, purtroppo diciamo, i bei movimenti, a parte la mattinata sul DAX, sono avvenuti mentre stavamo facendo il webinar, ecco, quindi sono stati un po', personalmente, persi proprio perché i movimenti più ampi sono stati fatti in quell'orario, però vabbè, il mercato è sempre aperto. Allora, DAX ha fatto un movimento veramente ampio proprio durante il primo webinar in questo caso e si è portato sui massimi, cosa che non è riuscita, non è riuscito, o meglio, non è riuscito a rompere i massimi e poi ha portato debolezze durante la giornata. Chiaramente, come sconsigliavo, andare a lavorare sopra i massimi, sul rotto dei massimi, sempre un punto di domanda, non è mai una grande operatività, per il mio. Di conseguenza, il mercato è tornato indietro, è rimasto un attimino tranquillo, poi purtroppo, o meglio, prima ha fatto abbastanza un bel movimento, perché comunque sono quasi 100 punti, e poi però purtroppo c'è stata, fuori dall'orario del trading, diciamo, per il DAX, questo movimento nel pomeriggio barra sera. Ora, cosa aspettarsi? Paradossalmente mi sembrano più forti gli indici europei, vi dico la verità, rispetto a quelli americani, strano ma vero. Vediamo un pochino, nel senso che ci rimane sopra questa area di resistenza abbastanza ampia in questa zona, cioè la zona dei 3,86, 4,30, tutta questa zona può essere ampia e potrebbe dare adito nel momento in cui venga raggiunto dal mercato a un nuovo scivolone del prezzo. Chiaramente la rottura porterà ai soliti valori, 622 probabilmente, ma vi sconsiglio di operare perché non è mai bellissima la rottura di massimi. Viceversa, se dovessi scendere, io sui 2,61, 2,31, magari tra mezz'oretta, tra un quarto, 20 minuti, tra un quarto d'ora, può essere interessante fare operazioni rialziste. Chiaramente, segniamoci anche un attimino i minimi di ieri che sono allora, vediamo un pochino, 13.282, perché 13.282 la perdita può portare subito chiaramente il prezzo in questa zona, però attenzione perché dobbiamo vedere dei segnali di tenuta. Dobbiamo vedere dei segnali di tenuta dai 263 ai 231, poi successivamente abbiamo quest'area 207, 194 e 172, 150. Secondo me, cioè meglio, io ho il parere che queste aree sono tutte interessanti per andare al rialzo del prezzo, con target appunto questo minimo, i 281 e in generale questa zona che ci manteniamo, perché comunque è stata quella maggiormente lavorata, quindi 3,16, 3,31, queste sono le zone target. Se
Se dovesse partire al rialzo da questa zona, poi è possibile fare operazioni ribassiste, chiaramente sempre con conferma. E diciamo che secondo me il ritorno del prezzo può essere, possono essere buone delle operazioni con il ritorno del prezzo sui dove ora, tutto sommato. Quindi se dovesse scendere operazioni rialziste da queste zone e viceversa, al rialzo possibile questa zona. Chiaramente stiamo attenti a eventualmente una falsa rottura, non andiamo ad operarla, però eventualmente se il mercato partisse al rialzo, un po' come ha fatto ieri, vi dico la verità, non ho trovato la notizia per cui ha fatto questo spike di questo movimento così forte, ma non è importante quello. Però comunque se dovesse fare un altro movimento così forte, aspettiamo che ritorni in quest'area ed eventualmente se dovessimo fare operazioni ribassiste, aspettiamo in quest'area per operare. Chiaramente invece la rottura un pochino di tutte queste aree, queste qui sotto, diciamo che qui in mezzo non andrei a lavorare in maniera ribassista perché sono troppe aree di supporto, aspetterei. Piuttosto andrei a lavorare in ottica ribassista la rottura dei 155 per andare a prendere i 13.097 e 13.070. Questo è quello che andrei a fare. Proprio perché qui c'è tanta zona di supporto e difficilmente, secondo me, non ci sarà un movimento così ampio come c'è stato magari ieri sera sul Nasdaq. Quindi questa è l'idea operativa sul DAX. Eurostoxx, chiaramente, ieri sono stato abbastanza profetico sotto questi punti di vista, nel senso che la rottura che avevamo avuto mentre facevamo l'analisi massima è stata recuperata, perché comunque i massimi sono sempre brutti da lavorare. L'Eurostoxx proprio è un mercato che io non analizzo neanche oggi, lo lascerei lì perché praticamente è inchiodato da mezzo mese, chiamiamolo così, quasi un mese, tra un po' facciamo il mese inchiodato su questi livelli, anzi praticamente quasi un mese, lasciamolo stare l'Eurostoxx, lasciamogli fare la sua vita, nel senso che se vale va al rialzo, lasciamolo andare, se scende lasciamolo scendere, perché anche ieri praticamente non si è praticamente mosso rispetto al movimento che hanno fatto gli altri indici, quindi lasciamolo stare, un indice che dobbiamo fargli fare il primo movimento, perché guardate dove, che cavolo, che cosa è, nel senso, non ha senso. Come dicevo ieri nel webinar di 10 consigli, diciamo, di cosa non fare, è proprio quello di operare nelle congestioni, perché in questo caso è proprio il momento in cui non si sa da che parte possa andare, o meglio, è vero, seguire anche gli altri indici, però piuttosto lavoriamo sugli altri indici che abbiamo dei livelli molto più chiari rispetto a questi indici che veramente non ci consegna nulla a livello operativo su cosa fare. Lasciamo stare, non mi esprimo, diciamo. Allora, S&P, avevo detto ieri che purtroppo l'orario è stato quello che è stato, però vabbè, avevo detto che mi sarebbe interessato solamente nel momento in cui avesse rotto i 3.700 punti, li ha rotti e spero che abbiate seguito l'operazione, perché sareste andati al primo target i 3.686-3.680 e in secondo luogo nell'area target finale dei 3.670. Questa era veramente una bella bella operazione da fare ieri pomeriggio. Allora, ora siamo nella zona clou, nel senso io prevedo, non esageriamo con i termini, però mi aspetto debolezza che mi segno i minimi di ieri, mi interesserà andare a cogliere nel momento in cui andrà a perdere i minimi dei 3.660 con il target 3.644-39, quindi 3.640, questa zona, e poi successivamente se dovesse continuare la debolezza il target finale sono i 3.611. Come al solito, inutile girarci attorno, le nostre aree, fatemi vedere un secondo questo qui, Allora, inutile dire, come dicevo, che le nostre aree, abbinate anche agli orari operativi, devono fungere sia da supporto che da resistenza. Però, se devo battezzare le due aree dove il mercato può avere una possibilità di rimbalzare, sono sinceramente i 3.645, 3.638 e 3.617, 3.611. Questa qui l'ho segnata, quest'area dei 32.27, ma la vedo meno importante, ecco, vedo più importante quest'area, dico la verità. Quest'area e questa, quindi eventualmente operazione ribassista a quest'area, 3.660 con target 45, 38 e 16, 10. Quest'area, e queste aree sostanzialmente sono quelle dove il mercato può anche rimbalzare, magari se ci dà un po' di forza da queste zone, vi dico la verità. Chiaramente è cruciale quest'area come target finale dell'operazione, dove
Mi fermerei a aspettare di capire cosa fa il mercato. Se mi rimbalza, proverò a ripartire al rialzo. Se dovesse dimostrarmi debolezza, sinceramente sarei un attimino calmo nel farlo, per il semplice motivo che ho fatto già tanta strada al ribasso, piuttosto lasciare perdere l'operazione, non lo farei, debolezza da questa zona, dico la verità, perché per il semplice motivo che abbiamo subito sotto quest'altra area di supporto, che è molto vicina. Eventualmente, se dobbiamo fare un'operazione, la perdita di 3597, quello sì, possiamo fare 3572, sì, 72, consci del fatto però che il mercato ha già fatto un bel po' di strade e un rimbalzo può essere tecnico quantomeno, un rimbalzo per smaltire un po' la discesa può avvenire da questi due livelli, secondo me. Allora, Nasdaq, non mi aspettavo tutta questa debolezza, sono sincero. Però, come l'unica operazione, ecco, quella che avevo suggerito era la perdita di 12.566 con target 12.489. Questo movimento. È vero, chi l'ha preso, complimenti, perché immagino che sarà arrivato a questa zona e probabilmente magari anche tenuto l'operazione è riuscito ad arrivare a questo target. Ora siamo nelle zone di supporto. La vedo meno, diciamo, vedo più brutto l'S&P 500 nonostante la discesa minore che ha fatto, rispetto al Nasdaq, nel senso che il Nasdaq ho più la sensazione che vada a tenere queste zone e nel caso in cui dovesse superare appunto i 3,90, questa zona, lasciamo un attimino lavorare in questa zona, i 3,90 possiamo andare a lavorare con i target successivi che fungevano da supporto, nel senso i target dei 4,40, 4,50. Successivamente vedete come quest'area è stata lavorata, guardate come il prezzo ha fatto questo spike e ci ha lavorato all'interno. Quindi molto più che questa, vi dico la verità, anzi questa qui la cancelliamo proprio. La rottura dei 3,90, quindi dei 3,90, anzi dei 410, segniamoci quest'area, questo statico dei 410, esatto, rottura dei 410, possiamo lavorare per andare a prendere i 4,75, 4,90, ok? E poi successivamente possiamo vedere se riusciamo a portare il mercato ancora sui 5,64, difficile, 5,93, vediamo un po' comunque. La vedo più con forza, ecco. Chiaramente, l'altro scenario è quello della rottura dei minimi di ieri, dove praticamente si sta lavorando il mercato poco fa. Rottura, anzi, dei minimi di questa mattina barra ieri, sempre dopo le 3. Allora, vedete che è un po' incastrato il mercato, nel senso che abbiamo subito quest'area sotto, quindi cambio verso ancora. Cancelliamo quello che ho detto, non la rottura dei minimi di ieri, ma voglio la rottura dei 248, 240, 248, per andare a prendermi un bel target, in questo caso nel caso di ribasso, per andare a prendermi appunto i 129,96. Questa può essere l'operazione ribassista del Nasdaq. Chiaramente tutte queste aree le vedo anche da supporto nel momento in cui arriverà al mercato, perché stesso discorso dell'S&P, è stata fatta tanta strada e un rimbalzo. Strada, una buona strada che non eravamo abituati negli ultimi periodi, però una buona strada, un bel movimento che può portare a un rimbalzo quantomeno tecnico, ecco, sotto questo punto di vista. Però il target finale dell'operazione diciamo che può essere, chiamiamolo qua, okay, il target finale dell'operazione può essere proprio questo, diciamo, dell'operazione ribassista. Ok. Euro-dollaro. Bene, finalmente un po' di forza di dollaro, rimaniamo con l'idea di ieri, è meglio, nel senso. Qui in mezzo non andrò a lavorarlo, vi dico la verità. La rottura dei 20, praticamente dei minimi di questa notte, questa mattina, no, ieri sera, diciamo, aumentiamo questo triangolo, almeno siamo a posto. La rottura dei 20,55, diciamo, 20,55 può portare il movimento, secondo me, in target 19,9, 19,68. Questo è il movimento, l'operazione più interessante da fare. Chiaramente, se dovesse il mercato ripartire al rialzo, cerchiamo di andare a lavorarlo sul doppio massimo di questa zona di 21,62, 21,67 per andare a prendere delle operazioni ribassiste. Secondo me può essere quello più interessante per la giornata. Questo. Qui in mezzo non andrò molto a lavorarlo a meno che non arrivi in questa parte alta per effettuare operazioni ribassiste. Al primo touch, in base anche a come scenderà, se scenderà di forza, nel momento in cui arriverà in questa zona, c'è la possibilità di prendere un bel rimbalzo, secondo me, perché comunque. Da questa zona poi c'è la possibilità che il mercato vada a rimbalzare. Adesso segno un po' di livelli e poi cercate di capirlo. Se il mercato scende, rimbalzo con target 24 e poi bisogna capire un attimino se
Questi 24, questi minimi verranno ripresi e ricomincerà a partire il rialzo del mercato? Non penso, perché comunque sta arrivando un po' di forza dollaro finalmente, e eventualmente si può provare a far continuare la discesa per target più bassi, però per ora ragioniamo su questi livelli che abbiamo detto oggi. Sterlina, bomba atomica, come dicevamo ieri, se potete astenetevi, nel senso che è vero c'è tanta volatilità, però può essere incontrollata, nel senso che con la Brexit fanno, sostanzialmente con i problemi della Brexit fanno quello che voglio, vedete che movimento che è andato sulla nostra area, quasi, peccato che non è arrivato alla nostra area di resistenza, dei 34,8, 35,10, perché poi il movimento è stato veramente, è stato abbastanza importante, ecco, di discesa. Vedete come gli spike sono ultra rapidi e dettati dai news, quando ci sono questi movimenti sono tutti dettati dai news. Cercate magari di astenervi sulla sterlina, sono sincero, nel senso che qui siamo un po' alla scommessa, non mi convince come operare su questo strumento, un po' come dicevo io, sarò ripetitivo, però cerco di portarvi dalla parte dell'operatività un po' più sana sotto questo punto di vista. Se proprio volete operare, allora manteniamo i nostri estremi, nel senso 34,8, 35,10. Eventualmente, se il mercato dovesse affacciarsi in questa zona di nuovo, visto che comunque la discesa è stata forte, se dovesse affacciarsi in questa zona sono possibili operazioni ribassiste. Viceversa, se dovesse continuare la discesa e perdesse i 32,5, diciamo, 32,5, 32,8, perdesse questa zona, attenzione perché arriviamo subito in zone di supporto abbastanza importanti, perché secondo me può fungere subito da supporto, non andare a ribasso da questa zona, paradossalmente, nonostante io mi aspetto forze di dollaro, non andare a ribasso, perché vedete come è articolato il movimento, ma mi aspetterei, più che altro aspetterei magari la zona dei 31,8, 31,6 e soprattutto, anzi, i 32, 31 e 0 per effettuare operazioni rialziste su questo cambio. Sono in short da stamattina, meglio uscire. Guarda, se sei in short da questa mattina, magari in metà posizione prova a chiuderla, se è possibile, se dipende che conto hai. Se conto con una singola posizione, conto hedging normale, prova a chiuderla in questa zona, o meglio, quando arriva in questa zona i 32,7, 32,7, 32,4, vedi come reagisce, nel senso che se la reazione, la tenuta è forte e c'è una reazione di ripartenza, chiudi la posizione, a parer mio. Se invece la debolezza continuerà, prova a tenere la posizione. Chiaramente ti metti un bello stop in pari, una volta arrivato in questa zona, e poi ragioni a mente lucida sul da farsi della situazione. Diciamo che la mia idea è sempre forza di dollaro, però in primis sto, diciamo, sbagliando da questo punto di vista da un po' di giorni, ma a prescindere, finalmente sta arrivando, però a prescindere da quello, la sterlina veramente stop in pari, quando siete in profitto quantomeno di una volta e mezzo dello stop, più che altro perché può tornare indietro in ogni momento per ogni news che arriva. Se dovesse chiaramente perdere questa zona, cerca di portarla a target di 31,9 quantomeno, sì, 31,9, 31,5. Prova a tenere questo target, per arrivare a questo target sotto questo punto di vista. Allora, dollaro yen, sulla falsa riga degli altri, nel senso che sta arrivando forza dollaro, speriamo che ci vada a rompere questi 104,75, più che altro per cambiare un po' le zone e vada a prendere un po' di forza per arrivare sui 105, 105,13, i soliti livelli, 105,48, 105,59, per effettuare operazioni rialziste. Qui in mezzo, penso che abbiate preso questo minimo, perché io davo i giorni, erano i 12, ormai troppo tempo fa. Comunque questa zona è servita bene da supporto, il movimento è ripartito da questa zona, ora devi dimostrarci un po' di forza. Chiaramente, se dovesse, per chi è in posizione, è un po' un punto di domanda, nel senso che da questa zona il target è arrivato. Ora, da questa zona, dobbiamo capire cosa farà. Però, ora, da qui dire che andrà a rompere questi massimi è solamente un'analisi che possiamo fare macroeconomica, perché mi aspetto debolezza e forza di dollaro. Però dobbiamo aspettare una conferma. Chiaramente, per chi è entrato su questi minimi e è riuscito a portare l'operazione, esca
e vediamo cosa succede. Se dovesse tornare indietro su questi minimi, io proverei ancora ad acquistare, vi dico la verità. Se dovesse rompere questi, meglio, acquistare invece, aspetterei la rottura di questi livelli per andare a target, essenzialmente, per andare a queste due aree target che abbiamo visto. Se torna indietro, ancora area di supporto e area di supporto e manteniamo quest'idea sul dollaro yen. Gold, discorso un attimino leggermente più lungo. C'era una domanda da parte di Giovanni sulle correlazioni per quel che riguarda il gold. Per come la vedo io, le correlazioni su cui da libro, ecco, nel senso su quelle che sono state scritte in letteratura della finanza, ma in generale su quelle che si trovano le classiche correlazioni, sono completamente andate a perdersi nel momento in cui sono entrate le banche centrali. Per il semplice motivo che sempre di più assistiamo a un movimento dove il mercato sale, il mercato azionario sale, le materie prime salgono e i bond, ad esempio il Bund tedesco, che è quello di rifugio, sale. Per il semplice motivo che c'è l'inondazione totale di liquidità e i movimenti sui vari asset vengono fatti solo in maniera speculativa, a parer mio. Nel senso che non dobbiamo aspettarci che le borse scendano e il gold salga. Non dobbiamo aspettarcelo per il semplice motivo che non è stato così negli ultimi praticamente 4 anni, 5 anni. Questo è l'S&P 500. Avevamo fatto un ragionamento molto simile sul video delle correlazioni. Andiamo a prendere 2 marzo 2018. Lasciamo stare, vabbè, quello che sappiamo cosa è successo a marzo. Però, come possiamo vedere, guardate a marzo, cosa c'è stato? Qui dove sono? Marzo, 6 marzo, il nostro coronavirus. 6 marzo, discesa del gold, col minimi intorno 18-20 marzo, adesso dovremmo andare a vedere. Azionario è partito prima, è vero, però guardate qua, 6 marzo, minimi 27, 24 adesso, giorno più, giorno meno. Sostanzialmente ormai è diventato ogni struttura, ogni indice, ogni materia prima uno strumento a parte, nel senso che dobbiamo seguirlo, strumento per strumento, per come la vedo io, nel senso che non c'è più la correlazione che debolezza di. Non c'è più neanche col Bund, che era quella più particolare, il Bund tedesco, che debolezza di borsa, andavano a comprare i Bund. Per il semplice motivo che il Bund è alle stelle. Se noi andiamo a vedere ed è il principale, insieme all'oro, il principale bene rifugio. Vediamo un secondo, andiamo a prenderlo. Bund, eccolo qua. Bund, dove è finito? Finestra, no, ho sbagliato, scusate. Finestra grafico, andiamo con il nostro modello, Daily V, via, vediamo quanto mi dà di Bund, che sinceramente, giornaliero, vediamo cosa mi dà, quanto mi carica di strumento, eccolo qua, guardate il Bund è il principale bene rifugio. Ci sono i buchi perché sono i vari rollover, è una questione un pochino più tecnica. Vabbè, lasciamo stare i buchi che ci sono, che vengono comunque tendenzialmente ricoperti. Cosa vediamo dal Bund? Il Bund è sostanzialmente che è il principale bene rifugio insieme all'oro e insieme all'oro, che abbiamo visto prima, vabbè, non è i massimi, però rispetto al 2018 guardate dove siamo, e rispetto all'S&P, che siamo, e Nasdaq, tutte le borse, diciamo che siamo sui massimi, sostanzialmente è tutto sui massimi, qualsiasi cosa. Quindi tutti i vari movimenti, bene rifugio, eccetera, 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 ormai non esistono più. Non esistono più, a parer mio, perché c'è troppa liquidità e sinceramente non sanno più dove metterla i gestori. E sale qualsiasi cosa, sale qualsiasi cosa. L'unica cosa che non è salita, non è ai massimi, è il petrolio, ma abbiamo avuto un bel, dopo andiamo a vederlo, abbiamo avuto un bel movimento, anche su di esso, al rialzo nell'ultimo periodo. Quindi, a prescindere da quello, ogni strumento guardiamo la parte, infatti le correlazioni, secondo me, l'unica correlazione che possiamo utilizzare sono quelle tra due strumenti, per dire vado a lavorare il DAX, lo correlo con l'Eurostox, vado a lavorare l'S&P, lo correlo con il Nasdaq, vado a lavorare per dire il gold, posso correlarlo all'argento, o per dire il Brent con il WTI, tutto questo tipo di correlazioni, euro-dollaro con l'indice del dollaro, il dollar index o che ne so, la sterlina.
notizia a parte, però tutte le correlazioni ormai sono andate, sono bruciate, ecco, non esistono più perché comunque sì, ogni mercato va a parte per i flussi di liquidità che sono infiniti sostanzialmente, la quantità di liquidità sul mercato. Di conseguenza non è più neanche possibile la corsa al riparo, perché già il riparo costa talmente tanto che il rischio rendimento è completamente smisurato. Paradossalmente ultimamente si legge su Bloomberg, su qualche rivista, che il nuovo bene rifugio sostanzialmente sono i FANG, Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft. Quindi è cambiato proprio il mondo sotto questo punto di vista, con tutta questa liquidità, perché hanno dei beni assicurati, sono dei beni assicurati, meglio, da dei business che funzionano sempre, hanno guadagnato paradossalmente dalla pandemia, quindi sono talmente dei monopolisti praticamente di mercato che non continuano a crescere gli utili di questa società. Quindi sono i nuovi beni rifugio, non sono più il gold o il bond. Quindi ogni mercato guardiamolo col grafico tecnico, facciamoci un'analisi, eccetera, perché correlazioni per andare, cioè nel senso, farsi una correlazione macroeconomica è praticamente impossibile. Una correlazione dicendo penso che le borse crollino, potrebbe salire il gold. No, perché negli ultimi 4-5 anni sono saliti entrambi, quindi non vedo il motivo per cui dovrebbe salire ancora di più il gold o meno. Quindi paradossalmente il panico, nelle giornate di panico di sell-off, sell-off fa tutto, passatemi il termine, nel senso che crolla tutto. Crolla, magari si riesce a vedere il crollo dell'azionario, il crollo del bund e il crollo del gold, come abbiamo visto poco fa nei giorni di pandemia totale, dove praticamente hanno venduto qualsiasi cosa. Quindi secondo me queste correlazioni non esistono più, purtroppo. Spero di essere stato un pochino chiaro. Allora, torniamo al gold. Cosa avevamo detto ieri? Avevamo detto che da quest'area non mi piaceva effettuare operazioni rialziste, ma mi sarebbe piaciuto un ritorno in quest'area. Buono, ci è tornato. Molto bene. Ora qui vediamo un attimino, nel senso che teniamo monitorato questo minimo. Anzi, dai, teniamo questo, 1823. La tenuta di questo minimo può essere interessante, secondo me, per ripartire al rialzo a questo punto. Ripartire al rialzo perché comunque il movimento di mercato è abbastanza strutturato, a parte questo movimento troppo ampio che è stato recuperato. Quindi vediamo la rottura nel gold dei 1842, secondo me può portare in primis al ritorno in quest'area, che adesso andiamo a ricollocare in maniera più chiara, un po' ampio perché c'è stato abbastanza. Quindi la rottura di 1842 può portare a 1857, 1866, intorno a 1860. Poi qui ci bisognerà capire, nel senso che al rialzo purtroppo sotto questo punto di vista ci sono un bel po' di resistenze, però vi dico la verità che se dovesse ripartire con calma a macinare pian piano il gold, magari sopra il 1875, il target dei 1000, diciamo che già il ritorno in questa zona può essere interessante. Se dovesse continuare la forza, secondo me il ritorno ai 1880, 1900 anche, sì, 1880, 1900 può essere interessante a livello di operatività. Qui è un pochino, non mi piace moltissimo andare a aspettare questa zona, nel senso io allungherei la rottura di 1842, perché qui non saprei cosa fare, vi dico la verità. Qui sarei più in attesa per capire, perché sono un po' troppi livelli in questa zona. Mi ricordo è la congestione di novembre, esatto, con tanti livelli. Sarà bella tosta questa zona di resistenza. Però proviamo eventualmente per oggi l'operazione al rialzo, la rottura di 1842 con target 1860. Non è tantissimo, però comunque può essere un'operazione abbastanza interessante. Qui bisogna vedere un pochino, nel senso che la mia paura è che si blocchi ancora un pochino qui il prezzo. Vi dico la verità, una volta tornati in questa zona, si blocchi in questa zona. Vediamo un attimino domani come reagirà il mercato. Chiaramente, se dovesse avere forza e continuare la salita, magari avete preso l'operazione, provate a gestire con un trailing stop, a vedere dove può arrivare l'operazione con target finale 1890, però è difficile, secondo me, direttamente oggi. Chiaramente, però, la rottura del 1900 a quel punto, secondo me, può portare lo spazio per il ritorno quantomeno in 1948. Però questo vediamo domani, sotto questo punto di vista. Crude oil. E qui concludiamo. Allora, ha fatto dei bei movimenti ieri, ha spazzolato un po' tutti i livelli, ha spazzolato. E interessante.
Interessante perché è sempre più incastrato dentro. Allora, manteniamoci questa zona, direi. Nel senso che il ritorno, secondo me, può essere la cosa più interessante, appunto, è, secondo me, andare a riposo sui massimi. Nel senso che il 46, 45, 46 e 65 può essere interessante per operazioni ribassiste da questa zona. Qui sotto purtroppo sono un po' troppo incasinato i livelli, nel senso che abbiamo questi minimi 45-10 e subito sotto 40-88. Allora, togliamo un attimo questa. Mi giocherei eventualmente la rottura dei minimi dei 45-09. Sì, proviamo la rottura di 45,09 con target 44,5-44,30. Può essere questa l'operazione interessante. Perché secondo me la rottura di questi minimi può portare forza e vengono spazzati questi altri minimi di 44,79. Eventualmente segniamoci giusto per sicurezza. Però sì, allora proverei nel caso in cui dovesse arrivare il mercato su questi massimi di 48,5, di 46,5, scusate. Provare operazioni ribassiste con target 45,6, 45,6, 45,5. Eventualmente però la rottura invece dei 45,08 può portare secondo me il target in primis 44,7, che è già targettino non malaccio, però il target finale secondo me è quello dei 44,5, 44,2, dove qui posso effettuare delle operazioni rialziste però. Vediamo un pochino. Chiaramente la rottura di questa zona purtroppo, o meglio, può portare la debolezza, però non la farei più perché comunque è molto vicino. Piuttosto la rottura di questa zona non l'opererei in maniera ribassista, ma aspetterei 44, 43,73, 43,3 per effettuare operazioni rialziste. Quello. Un po' incasinato, dico la verità, un po' incasinato il petrolio, perché comunque la rottura, poi c'è questa mega area di resistenza che, insomma, che potrebbe essere il target finale dell'operazione. Diciamo da questa zona sono più ribassista, ecco, sui massimi cercare di venderli, però comunque se dovessi tornare qui giù, qualche long può essere interessante inserirlo. Allora, ultima cosa, mi sono giocato il calendario macroeconomico, no, eccolo qui. Calendario macroeconomico, bilancio commerciale della Gran Bretagna uscita alle 8, bella negativa, molto negativa, vediamo se influenzerà anche i negoziati, più che altro perché sono sempre in ballo questi giorni. Cosa abbiamo in giornata? Allora, mattinata abbastanza tranquilla. Sì. 13:45 conferenza stampa della BCE. 13:45 conferenza stampa della BCE, esatto, sì. Allora, sì. Allora, abbiamo la BCE alle 14:30 con la Lagarde a questo punto. Sì, non ero informato di questa cosa. Lagarde, quindi alle 14:30 conferenza stampa della BCE, strano che non viene indicato con rosso. E i tassi di interesse, non penso che dirà grandi cose, nel senso che più accomodante così, sono un po' noiose le conferenze perché più accomodante di così si muore, nel senso che è molto accomodante, 14,30 tasso di inflazione americano che può portare a qualche movimento abbastanza interessante. Quindi 13,45 ma più 14,30 è l'orario più clou da notizie sotto questo punto di vista. Poi la giornata va 14,30, ecco sì, 14,30 è l'orario da tenere monitorate le notizie e gli occhi assolutamente in piattaforma se avete operazioni aperte e comunque vedere come si muoveranno i mercati in questo orario. Niente, anche oggi abbiamo finito, ci vediamo domani mattina per l'ultima della settimana, tra poco la registrazione su YouTube e in giornata quella del webinar di ieri. Grazie a tutti, buona giornata a tutti.